La preghiera basata sull'ascolto della parola di Dio, i poveri, fratelli e amici della comunità da aiutare e accompagnare, la pace da proteggere dove è minacciata e aiutare a ricostruire lì dove è andata persa, nella consapevolezza che la guerra è la madre di ogni povertà. Questi i riferimenti fondamentali della comunità di Sant'Egidio, movimento laicale di ispirazione cristiano-cattolica nata a Roma nel 1968 per iniziativa di Andrea Riccardi, che nel clima di rinnovamento del Concilio Vaticano II comincia a riunire un gruppo di liceali, come era lui stesso, per ascoltare e mettere in pratica il Vangelo. A Salerno ci siamo da oltre 20 anni e facciamo un servizio sia per gli anziani che per gli amici che vivono per strada. E insomma, il lunedì e il giovedì ci ritroviamo in questa chiesa di Sant'Anna, facciamo la preghiera alle 7 e poi c'è la distribuzione per gli amici che vivono per strada, quindi portiamo da mangiare. Quindi Dagli questo ogni anziani settimana, ogni giusto? settimana, 2 volte a settimana. Dagli anziani andiamo 1 volta a settimana e certo in altri casi quando c'è qualche festa oppure per. E abbiamo costruito dei bei rapporti di amicizia con queste persone. Il termine comunità intende rispecchiare in particolare un'esigenza di fraternità, tanto più sentita in quanto i membri della comunità vivono da laici nel mondo e ne sperimentano la dispersione. Con gli anni è divenuta una rete di comunità diffusa in più di 70 paesi del mondo. Opera anche a Salerno, grazie a un nutrito gruppo di volontari che ieri hanno festeggiato, come in tutte le altre comunità, i 56 anni della nascita del movimento con un brindisi presso la chiesa di Sant'Anna al Porto, loro sede operativa. Il pranzo di Natale presso la chiesa di Sant'Anna con i poveri, nel senso che i volontari si siedono e condividono il pranzo con i poveri, in un grande abbraccio tra chi aiuta e chi è aiutato, è sicuramente il momento più significativo dell'attività della comunità. Quest'anno 81 amici poveri hanno partecipato al pranzo, organizzato con grande cura dai volontari, che si sono impegnati nel creare l'atmosfera natalizia, così come avviene in una famiglia, con la tavola imbandita, le decorazioni tipicamente natalizie ed anche l'arrivo di Babbo Natale che ha portato regali personalizzati.